Come stiamo passando la nuova
Abbiamo visto giovani come tecnici, come Bottellini e Novazzi, ma anche Comici con giochi molto più esperti come Bottellini. Un token,
Quindi mi stai dicendo che esiste la banca dei token? La banca dei token? No, perché no, ma ecco, però non per la categoria sua è solo lui. Non è infatti me l'ha detto il papà, come sta? Cosa facciamo? Lo teniamo? Tipo Bitcoin. Dobbiamo investire sui token. Tienilo perché magari. Tra 5 anni il token che vale adesso non va da acqua. Quindi vieni qua con un token. Ma guarda che sapete quante gettoni che vendono i vecchi che andavano a vendere? Praticamente 200 euro ne vale 80. Ci sono 5 gettoni che vanno. Dipende dalla fede. Io vado al Tigro a fare spese. Vedi, perché sono la chiave? Perché sono la papageria. Dal bisogno di tutto, a piedi che era uno con la
Francesco Gatto, che poi tra l'altro ha subito una penalità post gara proprio per la manovra che muove i danni di Locatelli, non prima della fine staccata da Super Rosa, ha concluso l'altro passaggio, il numero 44,
attività che quest'anno ha proseguito lungo il programma. Credo che sia molto interessante organizzare un inizio della serie gareggiare sulla tracciata di Mombello a inizio settembre nell'ambito dell'evento organizzato dalla 24 ore series gruppo Credit. Della gara e del campionato si può sostituire la
di questa magnifica stagione della gara Roma-Inter. Il numero di Roma, spagnolo secondo livello, passati tempi un po', perché se non capisco, 46-0 nella precedente passaggio, quindi qui riusciamo a cogliere la lettura di Filippo Mazzaroli, che comunque sta cercando di andare a caccia del terzo livello del podio per quanto riguarda la classe Fanta delle spalle di Roccadelli e Gatto. È un piatto verrà vicino a Steelbox nei prossimi minuti, vedremo come creare la mia iniziativa di
vediamo naturalmente anche Rovelli e Gatto che possono concludere la propria gara in questo momento. Appunto Rovelli, che a questo punto possiamo dire che ha avuto campione per quanto riguarda la classe Thunder, successo meritato per Rovelli, che ha dovuto vedere per la squadra stare comunque importante per Gatto.
se voi ci fossero soltanto per non fare la prima della no, ma metto 5 fuori lasci tu due seggiolini come dall'allenamento che hanno visto che sei condizioni
Thank you.
Non ci sarà mai stata per quanto riguarda la seconda.
seconda manche del campionato di ieri. E l'ho spiegato perché stanno regalando tanto spettacolo in fila. Dovevo iniziare a ricominciare perché c'è iniziato molto lunga la rivoluzione della vettura, che è meglio civilizzata, e la pulizia del tracciato. Bisogna anche vedere anche la dinamica delle esatto. Il cartone, perché la vettura mi è sembrata molto molto esagerata. Abbiamo visto Marchettini perdere la vettura proprio in fase di frenata, scivolare su quello che presumiamo possa essere stato l'oro. Va in pole position, infine accanto a lui Andrea Zagnorio, che dietro con la vettura rossa, la vettura rossa di Fatigiaco, quella del PBR Racing, dietro di loro Andrea Campagna, l'altro TNR Racing, davanti a Andrea Zaniboni, terza fila per Davide Critelli e Di Giulio, che è il sesto posto della vittoria di Manzo quest'oggi. Poi abbiamo quarta fila con Fantone Bussolino, Lolli e con Roberto Rizzo in quinta fila, Luca Valzente e Gabriele Vini apriranno lo schieramento del Pretors, davanti a Franco Canise e Michele De Matteis. Poi la terza fila per Davis Padovan, Andrea Fritta, nona per Bocce e Nartoschi, decima Cusi e Gazzano Rottini, undicesima Nico Sabatini e Roberto Bini, dodicesima Paolo Marcon e Stefano Bosi, tredicesima con Alessio Scaffò e Di Giovan Battista, poi avremo la 14esima fila con Alessandro Marroino e Fabio Donato, e poi chiudere Nazareno, compagnoni con Lesco e Fille Cosi Montagnano. E allora si parte per questa gara 2, non si parte ancora, altro giro di squadra da sindicare, evidentemente le condizioni della pista richiedono un ulteriore passaggio per verificare che tutto sia in regola nella prima variante. Della frenata della prima variante, quindi questo comporta una
un problema per quanto riguarda la sicurezza. Giusto che la City faccia un paio di giri per permettere ai piloti di prendere le misure anche loro e di prendere contatto con quella che è la pista in questo momento. Un paio di giri non fanno mai male dietro a City Car. Sì, anche perché effettivamente si tratta della frenata più insidiosa dell'intero circuito, si arriva molto forte in quel punto e la è stato spazio in fila dritto e pertanto è assolutamente condivisibile la scelta da parte della direzione gara di adottare un altro passaggio alle spalle della safety car. Qui inquadrato la Schergild che ha risolto i problemi verificatosi in gara 1, il campione, il mio campione 2022 per quanto riguarda il trofeo FX3 che scatterà però dal fondo, quindi attendiamoci una bella rimonta da parte delle pilote irlandese. Sì, assolutamente sì, lui oggi purtroppo è stato dalla sua giornata, per fortuna per lui che ha già chiuso il campionato perché oggi non ha potuto praticamente prendere parte a gara 1, ha avuto tanti problemi. Oggi partirà dal fondo dello schieramento, senti car che al momento ancora non spegne le luci di un posto, quindi penso che farà un altro giro, ci sarà un altro giro per i piloti dietro la safety, evidentemente le posizioni non sono ritenute ancora perfettamente sicure dopo per dare il via. Sì, altro passaggio dunque alle spalle della safety car, mentre salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo attraverso la pagina Facebook, siete in tanti a scriverci, quelli su Facebook, Semino Giudice, Alberto Enrico, Marco Osti, poi Gino Di Giulio, Carmelo Primarchi, Casa Salerno, insomma siete davvero in tanti a scrivere i vostri commenti su Facebook, così come anche sulla chat presente sul nostro canale YouTube. E naturalmente rivolgiamo anche un saluto a tutti gli amici alla redazione di LiveGP.it che è stata presente questo weekend qui a Monza, perché ne approfittiamo, ricordo che siamo anche in fase di safety car, perché LiveGP.it è un canale dedicato a sport a andrà a spegnere le luci, sì, safety car in Irlanda. E allora signori, tra poco si parte, finalmente ci siamo per vedere le Predators nuovamente in azione. Sì, tra poco si parte, ci saranno 11 minuti di fuoco per la chiudere la stagione di bellezza del FX3 e del Monster Predators con Luzzi, Giannoio, Campagna, Zaniponi, Critelli e Di Giulio, questi primi sei, a seguire il Fantoso, Cucciolino, Lolli, Rizzo e Luca Vanzetto che aprirà lo schieramento del Tokyo Predators. Rallenta Marco Luzzi, lascia spazio tra sé e la safety car per poi dare l'accelerata decisiva in uscita dalla parabolica ancorese. Allora sarà Marco Luzzi del gruppo di Predators per il restart di questa gara 2 che scatta ufficialmente in questo momento con Luzzi al comando, tutti i piloti che formano un lungo serpentone provando a sfruttare la scia della passata che è precedente. Luzzi al comando, Giannotto in seconda posizione.
questo ostacolo esterno alla raggio nei confronti di Marco Luzzi, poi Campagna che mantiene la terza posizione, quindi troviamo Critelli che è sceso in terza posizione, verso un po' terreno, si trova ora alle spalle di Giulio, e poi a seguire troviamo Fantozzo, Mussolino e Lolli. Qui telecamere che vanno giustamente anche a indugiare sui piloti del trofeo Predators, capitanati da Luca Manzetta e Gabriele Bini, mentre l'Ice Schofield sta già cercando di recuperare diverse posizioni al pari di Fabio Daminato. Abbiamo visto anche l'avventura che non fosse quella di... Non abbiamo visto il numero di gare, per il caso di certo l'Ice Schofield è riuscito a recuperare diverse posizioni. Zaniboni, gran manovra per Zaniboni che si porta in seconda posizione scavalcando Marco Luzzi. In ora l'obiettivo del pilota milanese sarà quello di andare a caccia del leader Andrea Gianniorio. Il gruppo si apre in vista della parabolica con Gianniorio, Zaniboni ancora all'interno, Luzzi prova a tenere duro all'esterno, Campagna si fa vedere al pari di Giulio con Critelli che sta molto non bolla. Però che Telli si sta avvicinando al gruppo di testa, vediamo come agirà adesso Gianniorio che si porta tutto all'interno, per i buoni di Siete al traino, sta cercando di riuscire a scivolare parte. Dovrebbe esserci il più certo per Marco, se rimaniamo sempre.
parlato. Sì, anche perché per voi ne ho parlato sicuramente da molto agguato, quindi penso che non sia sia fai due sul tre vado, tanto arrivo da ricordiamo gara 1 18 il processo di marzo nei confronti di questi 18 medesimi, adesso dovrebbe dare Marco Luzzi la vittoria, che sarebbe la prima stagionale per il colori Art Racing, che è cresciuto tantissimo nel corso della stagione, con soli 87 medesimi nei confronti di Andrea Sponi, che è davvero arrivato a un passo da quello che sarebbe stato un successo anche per lui meritato in quella gara, la gara di casa. Terzo posto meritato anche per Andrea Giagnorio, poi Di Giulio che è arrivato in quarta posizione, e poi a seguire abbiamo Davide Critelli, che dunque completa un weekend complessivamente positivo. Sì, weekend assolutamente positivo per Critelli, ricordiamolo che ha sperato solo 3 appuntamenti in questa stagione. Marco Luzzi quindi che in realtà torna alla vittoria dopo aver vinto gara 2 a Varano, infatti mi sembrava abbastanza. Mi hai fatto ricordare quella gara di Marco Luzzi, una gara ricordo dietro sì, è finita dietro a Safety Car, riuscendo a cercare il successo, per cui diamo atto a Marco Luzzi, che la tua memoria ricorda sicuramente migliore della mia, ormai andata in pezzi, possiamo dire, questa stagione che abbiamo alle spalle. Seconda vittoria stagionale per Marco Luzzi, che dunque riesce anche a imporsi qui nel tempio della velocità. Vediamo dunque come si comporta la squadra di direzione gara con la Union, perché la vedo abbastanza scura la situazione. Ma io credo che la gara partirà regolarmente, dopodiché se le condizioni di visibilità dovessero svelarsi, dovessero impedire di proseguire la gara, a quel punto potrebbe esserci un'interruzione con la bandiera rossa, però vediamo comunque che i commissari, anche il personale di addetti ai lavori, si stanno recando nello starting grid proprio in vista della gara, e giustamente io credo che sia bello che questo weekend finisca con la Formula Classic Junior in pista. Assolutamente sì, sono d'accordo. Vedo ancora qualche istante per le interviste post. E finalmente ci siamo con il vincitore in compagnia della nostra vittoria. Voi
Ciao Marco, grazie mille per la linea, sono qua col vincitore di gara 2, Marco Luzzi, che tra l'altro ci eravamo già visti a Varano, quindi due vittorie questa stagione. Raccontaci com'è andata questa gara. Sì, è stata una gara particolare perché prima tante tre gire di safety car perché c'era tanto olio in pista e poi, non so, ci hanno dato bandiera rossa mentre stavamo battagliando con Zariboni, peccato perché ci saremmo divertiti se ci fosse stato qualche giro in più, però comunque fare due vittorie alla mia prima stagione d'esordio è veramente concludere in bellezza l'anno, non potrei desiderare niente di migliore. Grazie mille Marco, grazie per averci fatto divertire. Grazie, scusa, saluto Elena, Sofia e Sara a casa, la mia famiglia, il mio team che mi ha dato una macchina spettacolare. Ci vediamo nel 2023. Grazie Marco. Andiamo subito a intervistare il secondo classificato, Andrea Zaniboni. Eccolo qua che sta arrivando, tra l'altro per lui gara di cassa, applausi per tutti. Allora Andrea, questa, diciamo, è gara di cassa per voi, quanto è speciale correre qua? Ah, qua è importantissimo per noi, abitiamo mezz'ora da qua, quindi siamo nati e cresciuti qua. E è bello adesso perché prima venivo sempre qui, ero sempre da spettatore, adesso finalmente faccio una gara qua, è spettacolare. Allora direi di chiudere anche l'intervista con un bel bilancio di questa stagione perché ci siamo visti parecchie volte nel podio. Sì, diciamo che alcune volte si poteva anche vincere più gare, tipo quella di oggi che sarà il secondo, ma io ho finito primo, quindi infatti c'ho il cappellino del primo. Esatto. Quindi vabbè, fa niente. Grazie mille, complimenti a te. Marco, faccio a voi la linea perché purtroppo, come per la gara precedente, il terzo classificato è già andato a festeggiare sul podio. E allora ci diamo per qualche istante la linea alla regia e tra pochissimo torniamo per raccontarvi gara 2 della Formula Classe Junior. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, cari amici del Formula X Racing Weekend, pronti per vivere l'ultima gara di questo fine settimana sull'autodromo nazionale di Monza. È la Formula Class Junior che dividerà il proprio schieramento insieme alle vetture della FX600 e si tratta di un degno finale di un weekend davvero indimenticabile. Marco Fittina in cabina di commento, bentornato anche Nicola Faglia. Ciao Nicola. Ciao Paolo, 75 per l'ultima gara della giornata. È stato un vero con molte forza in questa giornata, ma ne forza davvero la pena, grandi emozioni, grandi gare, grande spettacolo. E adesso pronti per chiudere le migliori modi con la storica categoria tricolore che proprio qui su questo autodromo ha scritto pagine importanti dell'automobilismo nazionale, che proprio qui ha visto moltissimo
della propria nascita a cavallo tra gli anni 50 e 60, poi dando l'opportunità anche a tanti piloti italiani di crescere nel settore dell'automobilismo. E allora ci siamo con il via di questa gara 2 che vede scattare alle spalle della safety car FX600 che sono spinte chiaramente da motore motociclistico. Una grande partenza questa che abbiamo visto, con tante lotte, tante battaglie in testa a un gruppo che si sta via via sgranando. La numero 5 di Massimiliano Vichi davanti a tutti, alle sue spalle stanno arrivando i con Marco Visconti e Mario Pellegrino, che cercheranno sicuramente di dare vantaggio. Siamo già in parabolica con le vetture che si aprono, ventaglio, siamo pronti alla staccata, si porta tutto all'esterno. Marco Visconti, ma non c'è posto proprio a Vesicchio, che si butta dentro alle spalle di Pellegrino, si butta dentro in tutto interno alla parabolica e passa in testa. Massimiliano Vichi ha preso la leadership della gara, grande sorpasso suo, veramente bravo e coraggioso. Antonio Vesicchio in seconda posizione, Mario Pellegrino in terza. Vedremo la staccata della gara. Quindi, chi si riunisce
Firenze, bandiera rossa, Massimiliano Vicchi, Antonio Vessicchio, Mario Pellegrino vincono il sul podio della graduatoria assoluta con F600. Mentre per quanto riguarda la Formula Classica, il mio posto di scoppia, attendiamo ora di sentire le parole di Massimiliano Vicchi, di Antonio Vessicchio e di Mario Pellegrino, che si sono dati una battaglia senza esclusione di colpi, ma sicuramente corretta, e si fanno i complimenti anche tra di loro con Mario Pellegrino, che riesce a passare Massimiliano Vicchi, lo saluta sotto il pubblico di marcia. Grande applauso anche a loro per il grande lavoro effettuato durante tutta la giornata. Vedete, effettivamente, insomma, le immagini parlano da sole, molto molto buio, ce lo aspettavamo, è stato fatto tutto il possibile, e è già anche che sia un successo il fatto che siamo, che l'organizzazione sia riuscita a portare in pista tutte le vetture, tutte le gare. Credevo che già ieri si è dovuto interrompere prima il programma con una gara addirittura in più nella giornata di oggi, quindi veramente un grandissimo lavoro. Credo intanto che manchi poco per i piloti per arrivare al parco chiuso, con le interviste della nostra Vittoria Cabrera, che le ci illustrerà, insomma, quali sono i sentimenti, cosa pensano i piloti dopo una gara così, insomma, tiratissima lì davanti a Battellini, Vessicchio e Pellegrino. Hanno veramente dato vita a un duello triello per le prime due posizioni della F600, attaccati peraltro da vicino da Mario Visconti e Jacopo Pacenti, mai doni veramente noi al Mire, nella Zio Conte, mai doni, ed anche di 200 in realtà era più distaccato.